Queste sono le Puma Velocity Nitro 3, rappresentano una scarpa con l'ammortizzazione adulta adatta per correre tutti i giorni. Rispetto al modello Deviate Nitro 2, forse l'ammortizzazione è un po' più secca, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 264 grammi. Tenete conto comunque che Puma utilizza una numerazione europea un po' diversa rispetto a quella americana. Ha un drop di 10, 36 mm nel tallone, 26 mm nell'avampiede e ha una mescola che si chiama Nitro, ma che è leggermente più densa, più dura, più secca rispetto a quella tradizionale e di conseguenza potrebbe essere più adatta a chi cercasse un'ammortizzazione adulta. Prima di raccontarvi le nostre opinioni, sappiate che questa scarpa ci è stata fornita da Puma Italia per effettuare i test e abbiamo corso tra io e Davide più di 160 km. Chiaramente queste sono solamente le nostre impressioni e Puma non ha avuto la possibilità di vedere il nostro video, l'unica persona che l'ha visto è il nostro mitico coniglio. Utilizza una tomaia traspirante ancora migliore secondo me rispetto a quella delle Deviate Nitro 2, con dei fori nella parte dell'avampiede, ovviamente è pensata per essere utilizzata durante tutta la stagione e di conseguenza ha un doppio strato che può essere in effetti anche adatto per correre d'inverno e non solo d'estate. La tomaia è comunque abbastanza traspirante, secondo me è un po' il simbolo Puma e le varie pezzettini in plastica fanno un po' sudare il piede e non è molto traspirante come altre scarpe, però comunque nel complesso in questo periodo che è una via di mezzo tra caldo e freddo tengono il piede comunque abbastanza caldo. Utilizza una linguetta racing a soffietto con comunque una lacciatura davvero fantastica, molto simile se non addirittura identica rispetto a quella delle Deviate Nitro 2, si allaccia in maniera piacevole e comunque grazie anche al power tape nella parte laterale il bloccaggio del piede è davvero fantastico. A livello di allacciatura secondo me è la parte diciamo migliore di questa scarpa, soprattutto la linguetta che è imbottita nei punti giusti ma allo stesso tempo molto morbida e traspirante. I lacci sono abbastanza lunghi secondo me, forse fin troppo, però garantiscono un'ottima tenuta del piede e lo tengono ben saldo e essendo belli piatti si riesce a fare un bel nodo che non si slaccia. A livello di conchiglia è abbastanza morbida, comunque si piega abbastanza ed è bella imbottita, quindi comunque conferisce un'ottima protezione a tutto il tendine, al tendine d'Achille. Se la doveste comprare al negozio oppure online, vi suggerisco di scegliere una numerazione US perché quella europea è di mezzo numero più piccola rispetto invece a quella degli altri marchi e ad ogni modo Davide ci racconta qual è il numero esatto. Per le scarpe per il numero che porto io l'ho trovata leggermente strettina, soprattutto sia nella zona della punta che lateralmente del piede, quindi suggerirei mezzo numero in più rispetto al vostro che avete. Io personalmente solo in casa Puma ho questo problemino che sono leggermente più strette. Suggerirei a livello US mezzo numero in più perché l'ho trovata leggermente strettina nella zona davanti e nella parte dell'avampiede. A livello di mescola le considerazioni sono abbastanza semplici, prendendo un durometro è assolutamente chiaro che rispetto alle Deviate Nitro 2 questa scarpa è assolutamente più secca, poi dipende molto dal vostro appoggio, nel caso in cui appoggiate di avampiede potreste sentirla molto dura, mentre se atterrate di tallone forse la sensazione è un po' più morbida. La parte dell'intersuola, se devo essere sincero, è la parte che mi ha fatto meno impazzire perché sembrava tanto morbida al tatto, soprattutto la parte dell'intersuola dove c'è il nitro, quindi c'è una parte sopra mentre la parte sotto è leggermente più dura, però poi nelle varie sensazioni di corsa l'ho sentita comunque abbastanza duretta come mescola, non molto confortevole, però comunque l'ho trovata un'ottima scarpa, soprattutto su sterrato, anche per quelle uscite non troppo lunghe dove vuoi una scarpa che ti permetta di
di correre tranquillamente senza pensare a niente, però ovvio non la consiglierei per corse lunghe perché appunto non l'ho sentita molto morbida e non ha dato molto comfort al piede. A livello di battistrada utilizza come al solito il famoso Puma Grip, ma c'è Puma Grip e Puma Grip. Ad ogni modo questo non ha i tacchetti presenti invece sulla Deviate Nitro 2, ma comunque a livello di cambi di direzione secondo me risulta davvero molto confortevole e sicuramente la trazione è eccezionale. Dal mio punto di vista preferisco quella delle Deviate Nitro 2, però comunque questa trazione risulta perfetta anche per correre in pista bianca. A livello di battistrada è secondo me un battistrada molto ottimo, che si posiziona tra i migliori sicuramente a livello di grip, con molti tacchettini e una parte mediale con poca mescola in vista, che garantisce un'ottima trazione sia su sterrato che su asfalto e nei cambi di direzione. Tra l'altro sarebbe davvero ottimo se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Secondo me queste scarpe possono essere adatte a atleti che non pesano molto, quindi io starei sotto gli 80 kg, e anche per chi diciamo vuole una scarpa abbastanza versatile sia per fare piccoli lavoretti di variazioni o di ripetute sia per corse lente. Quindi sicuramente è un'ottima scarpa da portare in vacanza per la sua versatilità, però è una scarpa che secondo me poteva dare di più rispetto ai modelli precedenti. Diciamo che non ho sentito quel miglioramento in più rispetto al modello precedente, però comunque hanno fatto un'ottima scarpa versatile che sicuramente si può posizionare bene nella vostra rotazione scarpe settimanale. A livello di ritmi, secondo me come scarpa è abbastanza versatile, si può portare tranquillamente sotto i 4 km per fare qualche variazione, ma anche per i lenti dai 4 km in su possono andare bene. Non la consiglio per dei lunghi o per diciamo corse dove bisogna stare tanto sulle gambe, perché appunto non è morbidissima e non dà molto comfort al piede. Distanze io non supererei 15 km con questa scarpa, starei sotto se non volete avere problemi di magari di stanchezza e affaticamento. A livello di durata, comunque è una scarpa che secondo me può durare molto per il fatto che ci sono due tipi di intersuola, uno leggermente più morbido e uno leggermente più duro, e anche il battistrada con poca intersuola in vista e un ottimo grip con tanti tasselli, si possono fare davvero tanti chilometri. Se non pesate tanto io la porterei sugli 800-900 chilometri, si possono fare senza problemi. Punti negativi, secondo me, come detto prima, quello che salta un po' più all'occhio è l'intersuola, che non è, nonostante il nitro, non è morbidissima e non mi ha dato tanto comfort al piede, e non neanche poi tutta questa reattività non l'ho sentita tanto rispetto a altre scarpe con il nitro. In conclusione, è un'ottima scarpa che si può piazzare sicuramente nella vostra rotazione scarpe, è adatta un po' a tutti i tipi di runner, a chi corre un po' più forte, a chi corre un po' più lento, è molto versatile e diciamo una classica scarpa che si può portare in vacanza per la sua versatilità, però allo stesso tempo non è comunque una scarpa morbidissima e che garantisce molto comfort, però sicuramente è un'ottima via di mezzo da inserire nella vostra rotazione scarpe. In conclusione, questa scarpa potrebbe essere utilizzata dal podista amatore voluto che cercasse un'ammortizzazione adulta. Rispetto al modello precedente, gli aficionados potrebbero essere però delusi perché la scarpa è leggermente più secca. Voi nel frattempo sei strong e keep running. Comunque Puma sta prendendo sempre più piede sul mercato italiano. Speriamo che facciano una scarpa anche più morbida. Nei prossimi giorni faremo ulteriori recensioni. Ciao, alla prossima!